C'è stato il Consiglio Comunale ieri sera che ha trattato importanti argomenti, oltre delle variazioni di bilancio, per permettere di spendere velocemente dei finanziamenti che abbiamo ottenuto. Nel Consiglio Comunale abbiamo avviato delle modifiche al RUE, quindi ci saranno, una volta pubblicato, 60 giorni di tempo per portare tutte altre osservazioni, anche se abbiamo accolto già in questa variante le osservazioni di tantissimi cittadini che ci chiedevano di togliere i propri terreni fabbricabili e di renderli nuovamente agricoli, e questo ci permette di avviare anche, cosa che abbiamo dato l'indirizzo ieri sera, un nuovo strumento urbanistico da adeguare alla nuova legge regionale, che ha come obiettivo consumo del suolo zero, e Berceto intende rispettare questa cosa e essere inserita anche nei contributi della nuova legge regionale sull'urbanistica. Altri argomenti importanti, oltre alle variazioni di bilancio che, come dicevo, permettono di rendere subito disponibili dei finanziamenti, riguardano l'accoglimento di una richiesta di Rosa Ghirardini e di Italo Pizzati, che chiedono la possibilità e hanno dato la disponibilità di avere una strada che dalle zone cimitero Camposanto di Berceto possa arrivare alla casa cantoniera di Ripasanta, e quindi diventare una piccola minimale bratellina del comune di Berceto, del capoluogo, che potrebbe permettere di evitare che gli autocarri passino vicino al Duomo. Duomo che è sempre più importante, che dovrebbe diventare sito UNESCO, e insieme anche a una parte, questa è la sorpresa, molto gradita, anche a una parte del centro storico di Berceto. Il percorso è lunghissimo, molto molto difficile, quindi non ci illudiamo, ma vogliamo giocare per quello che è nelle nostre possibilità tutte le carte per essere definiti zona UNESCO e quindi avere il Duomo e il centro storico di Berceto in questo senso. Abbiamo poi intrapreso sempre una delibera di indirizzo nell'invitare l'amministrazione provinciale, che ci aveva invitato a fare le nostre proposte, a vedere di statalizzare alcune strade che un tempo erano statali, poi sono diventate regionali e provinciali, e adesso c'è la richiesta di farle tornare statali. Mi riferisco alla 523, che poi sarebbe la Berceto-Chiavari, mi riferisco al Fondo Valle, e noi sosteniamo che dovrebbe essere nazionale anche la strada che dal Noceto arriva sino a Bardi. La montagna si salva nel suo insieme o non si salva. Questa sarebbe molto importante anche la Noceto-Bardi, perché potrebbe poi avere una variante sul Rubiano, che consideriamo la cintura, la salvaguardia dell'occupazione di tutta la montagna, sperando che venga ampliata la zona industriale dove c'è già società importanti, ditte importanti come la Barilla, possono arrivare anche altre ditte e diventare il luogo di occupazione di tutti i montanari, con un pendolarismo che è molto compatibile di 20-30 minuti. E quindi si potrebbe vedere tutta la riprogrammazione del territorio montano, almeno della Valtaro e della Valceno, con una grande area industriale a Rubiano.